Cercando in rete ti sei appassionato a delle immagini che tante volte hai visto chiamare B-roll e vuoi capire come si fa ad usare un obiettivo macro per avere un risultato come questo. Oggi ti spiego come fare. Ciao, io sono Luca e in questo video ti mostrerò come utilizzare un obiettivo macro per avvicinarsi il più possibile a un risultato professionale. Partiamo dalle basi e cominciamo con gli strumenti che ti serviranno per ottenere un video come questo. Prima di tutto, un normalissimo orologio. Ed è esattamente quello che andremo a filmare oggi. Ho preparato un set molto semplice in una location altrettanto spartana, ossia la mia palestra. Una volta sistemato un piano con due cavalletti sul quale poter fare tutte le riprese, ho cominciato a sistemare prima di tutto le luci e poi tutto il resto. Quando parlo di luci parlo principalmente dei softbox. Quelli che puoi vedere in queste immagini sono quelli che ho acquistato in rete molto tempo fa e che mi danno la possibilità di illuminare qualsiasi cosa vada a filmare. Anche in questo momento sono illuminato dallo stesso softbox che ho usato per questo video. Questo tipo di luce ha la peculiarità di essere comoda e portatile, proprio perché si piega, si chiude e la puoi portare dove vuoi. Questo lo uso sempre come base di illuminazione. Noterai infatti che qualunque video troverai in rete avrà sempre come base di illuminazione un softbox, può essere più grande, più piccolo, e noterai anche che l'ambiente circostante è sempre al buio. Questo ti dà la possibilità di gestire la luce esattamente come vuoi, senza avere infiltrazioni esterne da una finestra o da una luce che non deve essere su quel set. Per completezza di informazione ho deciso di farti vedere direttamente uno dei miei softbox, in modo che tu possa capire dall'inizio alla fine di cosa stiamo parlando. Questa è la parte centrale che andrai ad aprire e alla quale andrai a fissare la luce, molto importante per tutte le tue riprese. Ma ecco che la cosa più importante quando si parla di un softbox è proprio la parte che va a coprire la luce e che dà l'illuminazione soft, per l'appunto. Questo è il telo che dovrai andare ad applicare sopra questi softbox in modo da avere un risultato completamente coprente, una luce più diffusa e, come dice la parola stessa, più soft. Come avrai notato nel set ci sono anche altri tipi di luce e qui ti ho portato un esempio di faretti che uso nel quotidiano per effettuare questo tipo di riprese. Questo tipo di faretto lo puoi trovare a costi molto contenuti in rete, è dimmerabile e quindi può essere aumentata o diminuita l'intensità della luce e soprattutto può essere scelta sia la luce fredda sia la luce calda. In questo caso, come vedi, puoi scegliere di accendere una luce o l'altra. Hai la possibilità di vedere lo stato della batteria. Cosa ancora più fondamentale sono le gelatine colorate e qui ne ho alcuni esempi, come puoi vedere. Sono dei fogli A4 che io ho ritagliato in pezzi più piccoli proprio per poterli gestire anche a più livelli. In questo caso ho scelto una gelatina blu per questo video proprio perché cercavo quel tocco di colore particolare. Come viene utilizzata? Si prende una gelatina, la si applica su qualsiasi faro, in questo caso proprio il nostro faretto LED, con una di quelle mollette che, come al solito, ti consiglierò di trovare in rete, e in questo caso la si fissa normalmente qui. La luce che potremo andare a scegliere più o meno intensa andrà a colorare la scena, in questo caso di blu. Ma veniamo alla parte più importante, ossia quella dell'obiettivo. In questo caso un obiettivo macro 50 mm Sony che ci dà la possibilità di lavorare veramente, ma veramente vicino al nostro soggetto e allo stesso tempo di poter allargare l'immagine e avere un fuoco completamente diverso. Questo tipo di obiettivo ti dà la possibilità di mettere a fuoco anche a 7 cm di distanza da un oggetto. Ma non facciamoci mancare niente, andiamo a vedere un altro strumento per fare dei lavori particolari come questo, ossia un dolly motorizzato. Questo giocattolino da meno di 90 euro in rete ti dà la possibilità di fare dei movimenti molto precisi in spostamento con una macchina fotografica, una GoPro o anche un cellulare.
Il funzionamento è molto semplice, è ricaricabile e ti dà la possibilità di andare avanti o indietro comandato anche con un piccolo telecomando. Da 1 al 5 velocità ti dà la possibilità di effettuare degli slide sulla scena, ti dà la possibilità anche di curvare, proprio perché puoi cambiare la rotellina, dare una direzione e fare effettuare un cerchio preciso alla tua macchina fotografica, completamente in automatico. Possiamo finalmente iniziare a fare delle prove di ripresa. Il consiglio è di avere già in testa l'idea finale di quello che si vuole rappresentare con questo video. La comunicazione è importante anche attraverso il cambio delle immagini, quindi partire ad esempio da un'immagine lontana e una ravvicinata, alternarne o partire da qualcosa di molto più ravvicinato per far capire subito il dettaglio. Il mio consiglio è di fare molte riprese diverse, da vicino, da meno vicino, dove si va a far vedere delle sfaccettature diverse, magari della stessa lancetta dell'orologio. Alla fine stiamo parlando di un orologio e pertanto non si può raccontare così tanto di un oggetto così piccolo se non lo si va a vedere veramente da vicino. Come puoi notare, la scelta di una seconda luce blu è proprio volta all'obiettivo di dare una seconda facciata ad ogni oggetto all'interno di quel quadrante. Fa riflettere in modo efficiente tutto quello che con un'unica luce sopra non si sarebbe riusciti a far vedere. Gli effetti del movimento e la dinamicità della luce è ovviamente tutto manuale. Ecco perché ti invito sempre a sperimentare dei movimenti manuali della luce stessa. Puoi muovere il faro LED blu, in questo caso, o puoi fare dei movimenti rapidi o più lenti con il softbox che illumina la scena da sopra. Il risultato sarà sempre interessante. A questo punto non ci rimane altro che scegliere una base musicale. Quella che ho scelto io l'ho scelta perché mi sembrava più in linea con quello che realmente potrebbe essere uno spot di questa marca di orologi. Come sempre, spero di averti spiegato in maniera più concreta possibile l'utilizzo dell'obiettivo macro all'interno di questo tipo di video. E come sempre, ti chiedo di mettere un like a questo video, di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.